Ciao, io sono Jill Cooper e sono qua con voi oggi perché ho voglia di mangiare qualche cosa gustoso, ma intelligente. Intelligente perché? Intelligente perché io posso avere tanto gusto con delle escamotage, ok? Si chiama Food Spring. Food Spring, adoro Food Spring perché ha dei prodotti pazzeschi, gustosi, ma intelligenti. Allora, guardate le novità. Vabbè, questa è la mia brownies, l'adoro. Qui è la nuova proteina che ha proprio per fare le cose in casa, perché ha dentro la lievitante, così posso fare le torte, i muffins, posso fare i pancakes, così posso avere una base proteica già pronto per fare delle dolciumi, i dolcetti in casa. Questa è, ho già quasi finito, questo è il caramello, perché il caramello, vado ghiotta del caramello e questa settimana l'ho mangiato diverse volte. Questo è il caffè, questi sono i nuovi gusti. Ho visto online anche che hanno anche il Shape Shake in caramello caffè, però stanno andando a ruba. Così se volete stare in forma, ok, avete bisogno di mangiare in modo intelligente. Questo non vuol dire fare sempre il stecchetto, stare a stecchetto e fare sempre le diete, vuol dire mangiare in modo intelligente. Se mangio in modo intelligente con le cose che mi permettono di avere tante tante, diciamo, calorie sane, ok, calorie intelligenti, io posso comunque mangiare con gusto ma tenere la linea. Andiamo a fare la spesa insieme e faremo un bel po' di pancake. Dobbiamo andare a cercare quale farina vogliamo utilizzare con le nostre proteine. Andiamo con Elena, dai, farina di E allora con la spesa fatta andiamo a fare i nostri pancakes. Yay! Sono gli ingredienti di fronte a noi pronti per i pancakes. Allora, il baked protein la puoi utilizzare tra 30% e 50% al posto della farina che di solito useresti. Lo sostituisci con questa baked protein. Se loro è scritto baked protein, ma noi mettiamo baked protein. Poi metterò un po' di farina integrale a avena. Ok, io vado sempre un po' a naso perché non è necessario. Poi, siccome vado ghiotta della mia whey protein a caramello, io metto anche questo per il gusto. Ok, così. Questi sono i miei polveri. Un uovo. Ok, il nostro liquido. Uso latte di cocco e latte di riso. Gireremo. Ok. Se volete potete anche fare un pizzico di sale e un po' di zucchero. Il sale serve sempre, ma un po' di sale. Un pizzico di sale delle melaia. Tac. Ok. Se volete, perché poi dopo i pancakes possono essere sempre conditi con marmellata, che è una marmellata fresco, uno sciroppo di acero, quello di acero però vero. Vedete le bolle? Queste bolle vuol dire che c'è già il lievitante dentro il nostro baked protein, così non dobbiamo aggiungere neanche il lievitante, ok? Ecco di nuovo, vedi le bolle? Quello è il lievitante in azione, dandolo altezza, dandolo sofficezza, così diventano più alti e più soffici. Ragazzi, bello, bel pancake. Da brava americana sono una persona molto soddisfatta in questo momento. Diciamo biologico, alla frutta, sciroppo di acero. Queste sono tutte ottime scelte per condire le vostre pancake. E eccoci qua alla fine, il nostro pancake super proteici. Oh boy, super gustosi. Non ho aggiunto zucchero, eh. Ho lasciato soltanto la proteina al caramello. Guarda, soddisfacentissime. Aumento di proteica super alto. Così posso avere un bellissimo snack a mezzo pomeriggio, come prima colazione, anche se io mangio colazione più tardi. Però anche dopo cena, ok? Però senza di colpa. Io amo Food Spring e se volete sempre ricordate c'è il mio codice sconto, GILLYT, per avere 15% di sconto dal loro sito. Provate, assaggiate e scrivete sotto anche le vostre ricette con Food Spring. Ciao a tutti!